Bene, affrontiamo un altro esercizio. Qual è la molarità di una soluzione che contiene 196 grammi di acido fosforico in 2 litri di soluzione? Non viene fornita la formula dell'acido fosforico, quindi bisogna ricercarla se non la si conosce già. La formula è H3PO4, la formula bruta molecolare H3PO4. L'esercizio fornisce la massa in grammi di soluto e il volume totale di soluzione. La molarità è data dal rapporto tra le moli di soluto al numeratore e il volume della soluzione al denominatore. Le moli di soluto noi non le conosciamo, conosciamo la massa. Per trasformare le moli, anzi i grammi in moli, bisogna dividere la massa in grammi di H3PO4 fratto la massa molare di H3PO4, cioè la massa di una mole. La massa molare la dobbiamo calcolare, mentre il numeratore è disponibile, 196 grammi di H3PO4, il denominatore va calcolato. Ecco, la massa molare di H3PO4 è data da 3 volte la massa atomica dell'idrogeno più la massa atomica del fosforo P più 4 volte la massa atomica dell'ossigeno. Come al solito, dalla tavola periodica ricaviamo che la massa atomica dell'idrogeno è 1, va moltiplicata per 3. 31 quella del fosforo, 16 quella dell'ossigeno, va moltiplicata per 4, risultato 98 grammi mole, una mole di acido fosforico alla massa di 98 grammi. Abbiamo così ottenuto il denominatore, 196 diviso 98 è uguale a 2 mol, perché restano le moli, perché i grammi al numeratore e al denominatore si semplificano. A questo punto siamo in grado di scrivere al numeratore 2 mol di acido fosforico, al denominatore 2 litri vengono direttamente forniti dal testo, 2 litri è il volume della soluzione. Il rapporto dà 1, 1 molare. Questa soluzione ha una concentrazione 1 molare.